Perché non mi porti con te? Te l'ho detto, è una cena tra colleghi. Hai paura che ti faccia fare brutta figura, vero? Veramente sei tu che lo dici. Amore complessato, complesso di inferiorità nella coppia. Buongiorno come sempre a Carlo Moiso. Buongiorno. Buongiorno Carlo, medico psicologo. E buongiorno a Maria Rita Parsi, che abbiamo in collegamento con noi, la nostra buongiorno. Psicoterapeuta e scrittrice. Buongiorno Maria Rita. Ciao Maria Rita. Dagli studi Rai di Bolzano. Allora Maria Rita, che cos'è il complesso di inferiorità all'interno di una coppia? Beh, anzitutto diciamo cos'è un complesso di inferiorità. È un termine coniato da Alfred Adler, morto nel 1937, padre della psicologia individuale, grande allievo di Freud, il quale parlò proprio del complesso di inferiorità contrapponendolo al bisogno di affermarsi a tutti i costi, e parlò di complesso di inferiorità per indicare l'insieme, il complesso di tutti quegli elementi che determinano nella persona lo scatenamento di una serie di sentimenti di inferiorità, di svalutazione di sé, di inadeguatezza. Naturalmente questi sentimenti hanno origine nell'infanzia, c'è un sentimento di naturale inferiorità, diciamo, nel bambino che cresce, ed è proprio nella costellazione familiare, nell'ambito della famiglia, man mano che cresce e poi anche a contatto nella scuola, nel sociale, per ragioni di ordine economico, per ragioni di ordine sociale, razziale, che il bambino può accumulare crescendo tutta una serie di sensazioni di inferiorità che poi pian piano sono ferite, che trasformano questo in un adulto con dei complessi di inferiorità. Il quale adulto che farà? O vorrà dominare per non essere dominato, quindi reagirà con un bisogno di affermarsi ad oltranza, oppure cercherà di, si sentirà schiacciato, di poco valore, svalutato, e quindi, come dire, si sottometterà. Questo atteggiamento, questo duplice comportamento di reazione a questa malattia dell'anima, come dice Adler, nella coppia voi potete ben capire cosa determina, cioè determina un meccanismo, diciamo, o di bisogno di dominare ad oltranza il partner, oppure un meccanismo: io mi metto da parte, valuto te, mi svaluto io, però poi ho dei rancori, ho dei problemi. Carlo potrà dirlo però ancora meglio. Poi te lo faccio pagare, giustamente, Carlo. Beh, allora, ci sono vari modi di mostrare questo problema. In analisi transazionale parliamo di giochi psicologici. Quali giochi fanno queste persone? Chiamiamoli poverini, senza volerli dare addosso però. Allora, prima di tutto si mostrano così poverini, così dimessi, così preoccupati, che è quasi un invito a emarginarli. E diciamo che giocano a prendetemi a calci. Oppure sono persone che fanno tanti sforzi, si impegnano, ma non riescono a raggiungere nessun risultato, e il loro gioco è: non è la volontà che mi manca. Oppure ancora sono persone che fanno, si indussiano, però sbagliano, fanno danni, fanno guai, giocano a goffo pasticcione. Ultimo possiamo dire quelle persone che chiedono sempre, sono inferiori, chiedono per il loro bisogno, dammi, stammi vicino, così via, però poi non metabolizzano quello che gli si dà e restano sempre al punto di partenza. Oppure quelli che fanno la vittima sacrificale e fanno dire all'altro più forte della coppia: come sei fortunato, guarda com'è bravo lui o lei. O anche quelli infatti, che tiene la testa bassa. allora Maria Rita, affermarsi ad oltranza, il bisogno di affermarsi ad oltranza è un'altra maniera per reagire al complesso di inferiorità. Certo. Io voglio dominare, ci sono moltissime persone che hanno un grande potere, che sono molto affermate, che dentro di loro hanno delle grandi fragilità. Allora, primo nostro semaforo delle opinioni, la domanda è: tra moglie e marito può esistere invidia? Invidia. Solo nella parte, diciamo, nella fase deteriorata del rapporto, credo. Altrimenti mi sembra irragionevole. Sì. Tra moglie e marito presuppongo che ci sia invidia. Non sempre, ma talvolta si può verificare. Penso che possa accadere. Mi è accaduto. Quando non c'è più amore, molto facilmente c'è anche l'invidia. No, assolutamente. Uno dovrebbe essere soddisfatto del successo dell'altro. Perché si riflette sulla famiglia, la buona riuscita di uno dei due coniugi è preludio per la riuscita dei figli, perché i figli ereditano sia dal padre che dalla madre, quindi è una cosa che non mi sono mai chiesto e mi sembra addirittura assurda che ci possa essere invidia, se no non c'è l'amore. Dovrebbe essere così, condizionale d'obbligo. Carlo e Maria Rita, un giudizio. Infatti quest'ultima persona ha colto esattamente il noccio della cosa. L'invidia e l'amore sono sentimenti entrambi e sono antitetici. Dove c'è invidia non ci può essere amore. L'invidia è desiderare essere come l'altro e non possiamo essere, o avere quello che l'altro ha e non possiamo avere. E tende a distruggere, mentre l'amore tende a costruire.
Ma io direi che chiaramente dove ci sono giochi di potere, affermazione l'uno sull'altro, l'amore è un po' in difficoltà. Vero è però che se una persona potesse accettare veramente le invidie che sente, le difficoltà che prova, le potesse riconoscere, non si sentirebbe frustrato e potrebbe realizzarsi. Non c'è bisogno di realizzarsi ai danni dell'altro, ci si può anche realizzare tranquillamente, a fianco dell'altro. Maria Rita, dietro il successo di un grande uomo o di una grande donna c'è alle spalle un grande uomo o una grande donna, insomma una coppia che chiaramente deve funzionare o dovrebbe funzionare. Parli di un team, parli di un'equipe. Io penso che in alcune occasioni sia molto vero, però è vero soprattutto se si tratta di due persone che si realizzano insieme, voglio dire, avendo ruoli diversi, perché altrimenti veramente c'è un grosso conflitto. Cioè, certo. Voglio dire, è vero che c'è un grande uomo, una grande donna, però attenzione, se è a sacrificio dell'altro, speriamo di no, cioè speriamo che non sia così. Carlo, chi si sente inadeguato alla fine, inadeguato in generale, con chi finisce per fare coppia? Bisogna vedere come agisce, no? Come diceva Marita, può agire la sua inadeguatezza in prima persona oppure fare l'opposto e cercare di imporsi. Prendiamo il primo caso. Sì. Allora, cercherà due persone, si azzeccano, direbbe Di Pietro, il salvatore, il premuroso salvatore o il leader, la guida. Però purtroppo vanno sempre a finire male prima o poi queste cose. Perché? Perché o il premuroso salvatore si vede frustrato perché l'altro non cresce o addirittura viene danneggiato, viene frenato e se ne va, e a volte invece è il poverino che, messo di fronte al fatto che adesso deve crescere perché ha avuto quanto poteva avere, deve crescere, non ce la fa a crescere e se ne va lui. Se in una coppia uno dei due soffre di un complesso di inferiorità, questa coppia poi che fine fa? Secondo semaforo delle nostre opinioni. L'altro deve aiutare, ci deve essere l'estrema confidenza tra l'uno e l'altro e quindi c'ha il dovere di aiutare l'altro. A lungo andare ci può essere una competizione così alta che può rovinare il rapporto. Se sfascia la coppia. Se ci sono delle differenze, qualsiasi esse siano, prima o poi provocano una screpolatura. Si rovina tutto. Non si può essere inferiori o superiori, si deve essere alla pari. Commenti? Velocemente, questo termine inferiore e superiore presuppone rispetto a chi? Rispetto a quale termine di paragone? Probabilmente mia moglie è immensamente superiore a me nell'accudire i bambini. E non è che io mi sento inferiore, io penso che è il sentirsi inferiore e superiore, non l'esserlo. Non bisogna starsi a misurare le competenze, è sentirsi completi in sé e partecipanti di un tutto più grande dell'individuo. Maria Rita. Ma io sono assolutamente d'accordo con Carlo, come sempre, e non solo, dico che il problema è proprio sentirsi valorizzati, il problema è l'autostima. Allora, se mi permetti, come al solito io ho una poesia che vorrei leggerti, che potrebbe essere una risposta a questa guerra di Erosis che si potrebbe scatenare tra le persone quando sono in conflitto tra loro. Leggo con gli occhiali e via. Non ti devo servire, non devi servirti di me. Questo è l'amore che rende alleati, una danza dell'amicizia e dell'affetto che esclude la lotta di potere tra noi. Io non ti domino, tu non domini me. Non ti devo servire, ma desidero affiancarti nel viaggio della vita. Desidero comprendere i tuoi bisogni, condividere i tuoi sogni, darti, se posso, il sostegno che vorrai chiedermi. E tu? Tu che farai? Tu farai lo stesso per me. Tu sarai l'amore amico della mia vita, capace di restare tale anche quando cambieranno le esigenze, i desideri, le speranze, le stagioni, i pensieri della mente e le occasioni della vita. Così insieme serviremo all'amore, al nostro amore e all'amore di tutti. Ecco. Però, brava, è in gamba la signora, la nostra Maria Rita Parsi. Tu sei in gamba. Perché oltre a saper parlare sa anche leggere e interpretare bene quelle che sono le poesie. Carlo Moiso, la terapia su coppie che abbiano di questi problemi può sortire dei buoni effetti? Direi sì e fino a un certo punto. La terapia di coppia serve soprattutto a far smettere quella serie di transazioni, di comunicazioni che sono incastrate, per cui di fatto si continua a chi è inferiore, chi è superiore, si continua questo gioco. Ecco, la terapia di coppia può servire a interrompere questo tipo di legame. A volte però è necessario che ognuno vada dentro di sé, specialmente quando l'origine del senso di inferiorità è data da traumi infantili, da situazioni infantili così dolorose che non si possono elaborare in due.
soprattutto per evitare la difficoltà, no? Che può nascere dal fatto di, ripeto ancora una volta, di sentirsi vittime e fare soprattutto le vittime. Brava, infatti. All'esterno, per cui poi il povero, diciamo che magari è più in evidenza, si sente doppiamente in colpa poi tutto ed questo infatti, in genere. Ed infatti la nostra frase di oggi è questa. Vediamo. Se ti senti inferiore, agisci. Dipende da te. E quello che dipende da te è sentirti all'altezza di chiunque altro. Arrivederci. Grazie a Carlo Moiso, grazie a Maria Rita Bassi. Grazie a voi, mi mancate. Anche tu, a noi. Ciao. Chiudiamo con i nostri cornetti caldi con una bellissima canzone di Ivano Fossati e di nuovo Cambio.